Vetture danneggiate e cavi bruciati. E questo ciò che è rimasto del capannone autofficina che nella notte tra martedì e mercoledì a Verdellino ha preso fuoco nella zona industriale. Il rogo è divampato intorno a mezzanotte e mezza in via Copenaghen e sul posto sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Bergamo, Treviglio, Dalmine e Madone. Come mostrano le immagini che stiamo vedendo, l'autofficina risulta completamente distrutta. Le fiamme hanno intaccato anche i capannoni vicini. Il fuoco ha causato inoltre il crollo di 3 campate del tetto, ma anche quello del muro centrale che divideva il capannone in un'area destinata alla riparazione delle vetture e in una zona deposito di copertoni. Per le prime indagini sono intervenuti anche i carabinieri. Si suppone che l'incendio sia di natura dolosa. Lo scorso giugno l'autofficina era stata infatti oggetto di indagine da parte della polizia stradale di Treviglio. Sul luogo erano stati sorpresi 5 pakistani intenti a scomporre alcuni automezzi. Dagli accertamenti era affiorato che l'attività di autodemolizione era in realtà completamente abusiva. Uno dei 5 stranieri era il responsabile, in quanto intestato a lui il contratto d'affitto della struttura. L'uomo era stato perciò denunciato con le accuse di ricettazione, impiego di operai irregolari e attività di autodemolizione abusiva.